Lippo. Buongiorno, mister. Buongiorno. Condizione dei ragazzi? In generale bene, diciamo, sono tutti i 21 si sono sempre allenati, bene, alternato, c'è qualcuno che non è al top per via di qualche piccolo acciacco, ma fa parte del gioco del calcio, quindi però la squadra si è allenata bene, ha resettato la bella vittoria che ha fatto col Brescia, però sappiamo che non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo arrivare all'obiettivo salvezza, quindi sarà una partita questa che è un ulteriore banco di prova per vedere se, diciamo, riusciamo a superare anche questo ostacolo, secondo me è uno dei più difficili. Essendo una partita delle più difficili, come pensi di affrontarla dal punto di vista del sistema di gioco in campo? Rivedremo il suo tiro di domenica scorsa o pensi di poter fare qualche operazione? Il sistema di gioco è quello. Tra interpreti, secondo me qualcosa bisognerà cercare di cambiare, non tantissimo, però qualcosa bisognerà cambiare per le caratteristiche che ha il Venezia, e quindi dovrò valutare, diciamo, nella rifine tiro di oggi ho valutato delle situazioni, dovrò rivedere l'allenamento, però credo che non si discosti da tanto dalla formazione di domenica. Può variare 1/2 giocatori. Tra i convocati non ci sarà solamente Lunetta? Non c'è Lunetta e non c'è Dorazio. Okay, Lunetta per sì, sono gli unici due che in questo momento non si stanno allenando. Non lo so, può essere, non lo so. No, non è quella ancora ottimale al 100%, però può iniziare tranquillamente. Però secondo me domenica gli attaccanti sono stati fenomenali, Rover e Mazzocchi domenica sono stati fenomenali, se la squadra ha fatto quella prestazione lì, grande, grande merito ne va alle due attaccanti che hanno fatto un lavoro importante, sia in fase difensiva che in fase offensiva, proprio per l'attacco per profondità e per schermare le prime giocate del Brescia. E quindi sono due giocatori che si integrano molto bene, però c'è Odogu, c'è Marconi, quindi devo cercare di tenere anche delle armi per il secondo tempo. Mister Fiorellino, come l'hai trovato? Buon giocatore, è chiaro che deve inserirsi piano piano nei nostri sistemi di gioco, nella nostra intensità, nella nostra cosa, però è un giocatore che si è visto che si è allenato, ottimo ragazzo, ottimo professionista, quindi abbiamo fatto un acquisto che ci darà veramente una grande mano. Può giocare a 3, può giocare a 2, può fare il vertice basso, può fare il vertice alto, quindi è un giocatore molto utile che secondo me per noi ci vogliono questi tipi di giocatori che si adattano a varie situazioni di gioco. Noi dobbiamo sempre cercare di trovare delle soluzioni per cercare di vincere le partite. Buongiorno. Per quanto riguarda invece Casiraghi, domenica dopo la partita ha speso parole importanti nei suoi confronti dopo una grandissima prestazione. È stato il meglio in campo, se non il meglio, uno dei meglio. Esatto. Sì. Volevo sapere se appunto questa metamorfosi da Fish, diciamo, da giocarsi nel corso della partita a giocatore per i 90 minuti. Ora hai 90 minuti, però è chiaro che poi è uno dei pochi giocatori che quando entra dalla panchina ti può ribaltare la partita. Però è anche vero che poi col Modena ho fatto questa scelta qui e non mi è andata bene, quindi siccome le partite si accorciano e lui ha una condizione ottimale, è stato uno di quelli che ha percorso più chilometri, che ha vinto più contrasti, può essere un candidato titolare. Perché ha acquisito, secondo me, dopo 4 mesi, io ormai sono quasi 4 mesi che sono qui, ha acquisito una condizione, una mentalità che può giocare anche le partite. E domenica è stata una dimostrazione, quando altre volte mi riservavo di non metterlo perché la mia paura che poteva durare solo un tempo, adesso ai 90 minuti, ed è un giocatore, vi dico, che per noi è veramente importante, per le qualità tecniche ma anche per altre qualità. È un ragazzo che vuole bene al Sud Tirol, che non ha mai fatto un problema sapendo che era un penalizzato, quindi glielo dicevo anche, quindi secondo me è un esemplare veramente da tenere stretto. Domanda, Masiello può essere considerato un leader di questa squadra?
assolutamente. Sì, Masiello è un leader di questa squadra, cioè, ci mancherebbe, ma è un leader Poluzzi, è un leader Tait, è un leader. Ci sono tanti, per secondo me un altro leader che non ha una. Ci sono tanti leader, cioè non è che urla Sbright o guida. Casiraghi è un leader del Sud Tirol. Cioè, Casiraghi è un leader del Sud Tirol. Poluzzi è un leader del Sud Tirol. Tait è un leader. Cioè, Odogu, per quando entra come domenica, è stato un leader. Cioè, Odogu ha fatto una buona partita domenica. Attenzione, la colpa è stata mia, che non l'ho aiutato perché non gli ho messo uno vicino. Quindi ha tenuto palla nonostante non avesse uno vicino. Ci sono tanti leader qua. E credo che questa squadra qui, poi è chiaro che Masiello lo ha anche per uno status di carta d'identità, cioè questo ha fatto la Champions League, non è che ha fatto come me le figurine, cioè ha fatto la Champions League, cioè, e quindi di conseguenza gli dai il leader. Però credo che questa squadra qui non abbia bisogno di un leader, ma di tanti leader. Ho detto, io il giorno d'andata, quando Casiraghi veniva, diciamo, penalizzato, l'ho detto, mi sembra, in una conferenza stampa che era stato penalizzato, io l'ho visto come un grande leader che vuole bene al Sud Tirol, vuole bene a se stesso, perché non ha mai fatto un problema. Cioè lui, più lo tenevo fuori, più lui si allenava bene per farmi capire, guarda che mister, se vuoi ci sono anche per 70 minuti, poi la fisce, ma la tenevo in tasca. Però io ho visto questo di lui. Poi domenica, se tornassi indietro, ecco perché dico il possesso palla, se tornassi indietro l'avrei schierato col Modena. Quando dico che la partita l'ho persa io, se tornassi indietro l'avrei schierato col Modena, se sapevo che era quello lì di quella partita. E lui era già, forse già a quel livello lì, perché non è che sono stati 7 giorni solo di piccola preparazione che gli aveva dato, sono io che ho tenuto la mia conservazione di Fish e ho sbagliato, ma cioè non è. Non è che mi flagello me stesso, ma non è che mi potete crocifiggere perché ho sbagliato la partita. No, ti credevo di Rogas, no? Che il Brescia la prima volta l'hai messo sotto punta, dietro un attaccante solo, che Bayer aveva. L'aveva due. Sì. Dico come caratteristiche. È l'unico giocatore che degli attaccanti, dei quattro attaccanti, diciamo, che abbiamo adesso, mettiamoci Rover dentro nei quattro attaccanti, è l'unico giocatore dei quattro attaccanti che quando prende palla punta l'avversario, sterza e va al tiro. E il gol è venuto così. Gli altri hanno bisogno un po' più di spazio, hanno bisogno di lavorare più dentro l'area, hanno bisogno un po' più di cross, stiamo parlando di Odogu e di Marconi, Mazzocchi ha più bisogno di profondità. Ecco, l'unico dei quattro che mi permette che se arriva la palla sotto le due punte, prende la palla, poi domenica è stato un caso, no, perché l'aveva fatto uguale, identico, un po' più da esterno con il Cosenza. Ricordate che è venuto dentro, ha sterzato dentro, ed è l'unico giocatore che quando arriva la palla, anche oggi ha fatto un mezzo gol, non so se l'avete visto, che ha sterzato e lui ce l'ha di natura, non è che gli ho segnato io quello, attenzione, io non prendo me, è l'unico che ce l'ha di natura e tira la porta. Domenica ha scartato due e non è che pensa ad altre cose, lui tira la porta. Mazzocchi, se vedete, ha avuto un'altra situazione, ma cerca sempre di darla a un altro. Odogu non tira mai da lontano, anche Marconi no. E quindi, mettendolo lì, ho una pericolosità, secondo me, che alle squadre avversarie gli può dare noia. Poi domenica mi è andata bene, domani non tira in porta, poi dice, hai visto, l'hai fatto giocare lì sull'esterno. Sì, dopo è facile.